Bellissimi e bellissime, benvenuti in questo nuovo video. Un video che, come avevo già promesso nei miei altri social, sarebbe stata una reaction al primo episodio di Temptation Island. Diciamo che non è un programma che ho guardato spesso nella mia vita, anzi quasi mai. E però l'ho guardato proprio per fare questa reaction, appunto, e quindi diciamo che c'era tanto trash, c'era materiale per fare 7 ore di reaction, ma abbiamo tentato di conglobare tutto in pochi minuti. Tra l'altro, le parti saranno due molto probabilmente, e quindi questa sarà la prima. Vi ricordo inoltre, se volete, di iscrivervi a questo canale, perché iniziamo a essere un bel numero e mi farebbe piacere se riuscissimo ad essere ancora di più. E se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Nel link in descrizione trovate anche tutti gli altri miei social e qui in alto a destra vi lascio anche il nickname di Instagram. Iniziamo con questa trashata! Benvenuti alla prima puntata di Temptation Island. Oh sì, non vedevo l'ora che iniziasse questo programma, che bello! Sono stato credibile? Beh, comunque era una recita. Sette coppie di fidanzati determinate a mettere in discussione il loro rapporto. Adesso mi domando, ma c'è uno che ha problemi con la propria fidanzata, il proprio fidanzato, per risolverli devi andare a un programma televisivo a diffondere i cazzi propri a tutti. Ma perché? 26 anni, vivo a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni. Tony ha 41 anni e noi conviviamo fin da subito. Hai capito il Tony? Si è preso giovane il Tony! Lui fa il DJ, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze. Io e Tony, quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua. E tu ti metti insieme con uno che aveva dato la propria chiave di casa ad altre tre ragazze. Ma cioè, è già un messaggio che ti sta mandando qualcuno dalla sua, di a te caro, o dal nostro signore che ti dice non sta a farlo? Così mi fa sembrare un mostro. Non sei un mostro, Tony, è che probabilmente ti piace un po' troppo la poligamia. Lui ha scritto che bel culetto Ma quello non l'ho sotto la scritto foto di io, poi in questa quel caso ragazza. è stato hackerato il profilo. No, è ovvio che non è stato lui. Cioè, Tony dà in giro le chiavi di casa propria un po' a tutto il mondo, ma è stato hackerato il suo profilo, non è stato lui a scrivere che bel culetto sotto il profilo della ragazza. Comunque io sono il Papa, la messa è finita, andate in pace. Ho telefonato la tipo, ho detto scusa, io non ti conosco, chi sei? E lei sosteneva, dice no, guarda che io ti conosco e la E sei relazione. un attore da Oscar. Senza offesa, ma neanche tanto un attore da Oscar, perché non è che siamo molto credibili, ecco. E tutte e me capitano, quello che mi ha il profilo. Oh, Tony è passato in un attimo da colpevole a vittima. Tony, non piangere, dai, vieni qua, ti do un pezzo di Scottex, dai. Vabbè, dai, andiamo avanti con la prossima coppia. Martina e Raul hanno 26 e 23 anni e sono fidanzati da 10 mesi. E se dopo i primi 10 mesi devi andare in un programma per tentare di risolvere i tuoi problemi relazionali, ti lasci immaginare i prossimi 10 mesi come saranno. Martina ha scritto a Temptation Island perché Raul è troppo geloso e possessivo. Mancava proprio il gelosone di turno! Mi raccomando, io farò amicizia, starò sereno. Tu invece di amicizia non ne fa troppa. Scappa, scappa, scappa! Silenzio! No, non so chi è stato a ballare. Vai con l'altra coppia! Sono Alessia, vengo da Napoli, ho 30 anni. Nella vita faccio la parrucchiera e sono fidanzata con Lino da 4 anni. E Lino sembra che sia lì proprio sofferente, come che stia pensando: che cazzo ci faccio qua? Perché non potevo stare a casa per i cazzi miei? Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo. E allora, già che lui ha momenti di mettere corna e tutto, molle o no, cosa fai tu a programma? Dai, a farti ridere, Drio, ma perché? Che faceva lo scemo sui social, aggiungeva le ragazze. Colpa dei social, colpa dei social, colpa dei social, ma si può sistemare andando in un programma televisivo, dai, sì. Una volta aggiunse una ragazza che portava il suo stesso cognome. E vabbè, magari era sua cugina. Mi disse che era la cugina. Io contattai questa ragazza e non era vero, cioè. Ma cosa ridi, Lino? Cioè, cosa ne sei da ridere? Cioè, ma roba da matti, ma. I fidanzati stanno per scoprire per la prima volta chi sono le ragazze single che vivranno con loro nel villaggio. Interessantissimo.
Ragazzi, che ansia, ragazzi. Effettivamente fa proprio venire l'ansia, perché queste ragazze incappucciate da rosso non so mica se sia una favola o se sono al Polo Nord e sono delle babbine natali. Oh, mi sembrano un po' di più però, eh. A me sembrano poche. Tony, vecchio marfione, lui ne vuole di più, non gliene basta una ed adesso un'altra. La faccia. In otro un cazzotto. Dammi. Posso scodinzolare? No. Scodinzolare? Ma che cazzo sei, un cane? Non resto, anche la più bella rosa diventa... Porca droga. Amore, mi è entrato un po' di sabbia nelle scarpe, amore. Un po' di sabbia nelle scarpe. E come avevo già detto prima, io sono il papa, la festa è finita, andate in pace. Dato un po' di sabbia nelle scarpe. È stato distintivo. Guarda Tony e Lino che già si stanno mettendo d'accordo, guarda. Comunque Tony e Lino, secondo me, in questi primi minuti si meritano il premio Morti di Figa. Ora tocca alle fidanzate conoscere i ragazzi single con cui trascorreranno i prossimi 21 giorni nel loro villaggio. Io c'ho una forte autostima, sono sincero, quindi... No, lui c'ha una forte autostima, non gliene frega niente di questi altri. Ma, però, tra parentesi, anche se in questo video non c'è, questo è stato cornificato due volte. Allora, visto che hai una forte autostima, cambia ragazza, no? E mo so c***o, raga. Già prima le ragazze incappucciate di rosso erano inquietanti, adesso i ragazzi incappucciati di blu scuro, sinceramente, sembra un rito. Andiamo oltre! Avevo una doppia vita fino a qualche anno fa. Cosa? Iniziamo a sentire cosa ci racconta Tony della sua vita precedente. Avevo la mia vecchia vita, che avevo questo Mr. Hyde che prendeva il sopravvento sulle situazioni. Questo che cazzo è, bipolare? E invece poi è arrivata Jenny che ha fatto breccia, un attimino l'ho dovuto mettere sotto chiave. Ha dovuto mettere sotto chiave una delle due personalità. Probabilmente quella di Latin Lover. No, ci provo a gestirlo. Fino adesso non ho avuto scarsi risultati, ma diciamo che ci sono riuscito, ma non lo so fin quando mi può andare bene. Vai, dai, abbiamo capito che hai voglia di cambiare morosa. Ti lascio immaginare i miei caffè. Allora, prima che arrivasse Jenny, i caffè erano tanti. Che cazzo c'entrano i caffè adesso? Da quando è arrivata Jenny, come dicevo, compreso nel freno a mano, c'erano anche i caffè. Ma il freno a mano di che? Il freno a mano con il caffè, con Jenny? Ma macchine, ragazze e caffè messi insieme? Ma... Ciao ragazze! Ma che è il paradiso? Pezzo di merda. Ma t'ha a posto? Eccoli, eccoli, il gatto e la volpe sono già sempre insieme. Vanno a vedere le ragazze che giocano a volleyball. Siamo i vostri pupazzi personali. Nuovo metodo di approccio. Siamo i vostri pupazzi personali. Che belle sono. In altri metti che non ci piace nessuno. Perché tu ci credevi? Divertiamoci, ma con responsabilità. No, ma pare che non hanno mai avuto mai visto una femmina, ma sta a posto. Un playboy che dice divertiamoci ma con responsabilità in un'isola piena di ragazze. È come dire adesso io mi butto giù dal pergolo ma non devo farmi male. I fidanzati devono raggiungere il pinnetto, perché anche per loro ci sono le prime immagini da vedere. E riguardano proprio Martina, la fidanzata di Raul. Ah, però, quindi adesso si capovolgono le parti. Wow. Cos'hai avuto? Un orgasmo che fai? Wow. Mamma mia, raga. Secondo orgasmo, evidentemente. Ho conosciuto lui, siamo stati insieme 6 mesi. Ci siamo lasciati per un anno per la gelosia. Dopo un anno ci siamo incontrati e siamo tornati insieme. Quindi avete capito, se avete un ragazzo o una ragazza gelosi, lasciatelo per un anno. E poi è tutto risolto. No, perché dopo si va in un programma per tentare di risolvere i propri problemi. Beh, cioè bene. Allora, adesso è migliorata, ma non è... sbaglia i modi. Cioè, si sente proprio il padrone, che non è. Non capisce un cazzo. Effettivamente, piuttosto di andare a convivere e vedere come vanno le cose, è meglio andare in un programma televisivo e non lo so. Persona deve aggiungere alla tua vita. Però, questa non è una cosa ovvia, non l'avevo mai sentita. Così parlò il saggio.
Se tu devi condividere la tua vita con una persona, devi migliorarla, se no... Questo me lo dice pure mamma. E se lo dice la mamma... Lui, per esempio, il sabato non lavora e viene da me al ristorante. Ma cosa vuole che fai tu, che sei scortese con i clienti? Questa è follia. Fa parte del lavoro mio, cioè io faccio anche è questo, follia capito? Pura, io non Martina. Posso dire al cliente, no, non ti vengo a trovare in Sardegna. È follia. È follia. Ho capito, ho capito. È follia. Basta, l'avete detto 40 volte. È follia. Follia. Anche lui l'ha detto, perché effettivamente non l'avevamo detto già abbastanza volte. Cioè, se noi 10 mesi litighiamo perché tu sei pazzo, folle e geloso, Madonna. Io con te a convivere non ci vengo. Io non sono pazzo, folle e geloso. Mannaggia la miseria, pazzo, folle e furioso. Sì, ha detto proprio così. Io a volte sono stato matto, probabilmente sarò ancora, però non so così matto, vedi, pazzo, folle, furioso. Dai, tutto sommato si sta anche trattenendo, non è che sta sclerando, cioè... Adesso si sta un po' agitando, però. Bevi un po' d'acqua, sì, che magari dall'agitazione ti si è seccata la gola. Tranquillo, tranquillo, io direi che finiamo qui la prima parte, perché ho preso un po' paura, ho bisogno di riprendermi. Quindi arriverà la seconda parte tra un paio di giorni. Mi raccomando, se volete seguitemi negli altri social, sono tutti qui in descrizione, iscrivetevi al canale e mettete mi piace se vi è piaciuto questo video. Perché io adesso vado in bagno, perché ho preso un po' paura da questo. Ci vediamo al prossimo video, alla continuazione. Sempre se ce la faccio. Ciao!